Lorenzo Milani è un nuovo giocatore del Pescara. L'ufficialità questa mattina per il classe 2001, laterale sinistro che si unisce alla truppa in costruzione di Alberto Colombo con un contratto di 3 anni, andando a prendere quella corsia che nella passata stagione era stata di Inzita o di Frascatore. Adesso sarà l'ex Pontedera a prendere quel binario. In granata nell'ultima stagione 35 presenze, ma soprattutto 4 reti e 2 assist. Dunque, potenzialmente Milani è un'arma soprattutto offensiva per il Delfino, che lavora anche sulle altre zone del terreno di gioco. In mediana, infatti, Simone Della Latta è il più vicino a raggiungere i colori biancoazzurri. Nei giorni scorsi c'era ancora un minimo di distanza tra domanda e offerta, ma nelle prossime ore dovrebbe essere colmata la differenza. E Delfino potrà beneficiare di un calciatore di assoluta esperienza e di valore, specie in un campionato, quello di Serie C, che conosce molto bene. Il suo arrivo chiuderebbe anche un affare duplice ma sganciato, ovvero quello che ha già portato Michael De Marchi a Padova. Le operazioni non avevano un legame e quest'ultima si è già concretizzata positivamente, mentre Della Latta è in dirittura d'arrivo. L'altro affare doppio è quello che porterà in avanti Facundo Lescano. Qui serviva a fare spazio cedendo all'Entella Luca Clemenza, affare che era stato qualche giorno in stand-by, anche se apparecchiato quasi nei minimi particolari. Mancava solo l'assenso di Clemenza, che ha sbloccato il tutto. Il Pescara si rinforza davanti con l'argentino, mentre i liguri si assicurano sulla tre quarti, ma anche con possibilità di partire esterno, un calciatore di indubbia fantasia come Clemenza. Per Lescano invece è annata da doppia cifra quella appena conclusa, 10 reti e 2 assist in maglia Entella, ma soprattutto continuità di rendimento. 1871 i minuti in 32 apparizioni. Dunque Pescara attivissimo sul mercato, in cerca di reti e con l'assoluta consapevolezza che qualunque sarà il raggruppamento in cui finirà, per il Delfino, che ieri ha festeggiato gli 86 anni dalla nascita, sarà una stagione che non si potrà assolutamente sbagliare. Il progetto tecnico è cambiato fortemente, ha bisogno di interpreti specifici e che rispettino le linee guida imposti dalla contingenza economica e dal torneo da giocare, provando possibilmente anche a vincerlo.